Ciao ragazzi, benvenuti alla quarta settimana di allenamento. Oggi parleremo ancora una volta di ball handling, ma aumentiamo la difficoltà e non perdiamo altro tempo. Ci cambiamo e iniziamo l'allenamento. Eccoci cambiati e pronti. Partiamo subito. Nel primo esercizio andremo a palleggiare sul nostro lato, alternando un palleggio alto e un palleggio basso per almeno 30 secondi sia nella mano destra che nella mano sinistra. Ora, da sdraiati, ci alzeremo seduti e continuando così ci alzeremo, ci sdraieremo per almeno 3-4 volte, cambiando sempre mano e lato della palla. Ora, da seduti, dovremo fare un ponticello e far passare la palla da destra a sinistra sotto le gambe. Questo lo facciamo per almeno 5 volte. Ora palleggio mitraglia, ovvero alternando ancora la mano destra e la mano sinistra, continueremo un palleggio che va a raffica, senza mai fermarsi, per almeno 30 secondi. Ora andremo a fare un tipo di palleggio diverso, ovvero inizieremo a palleggiare con due dita per poi passare a un solo dito e proviamo a palleggiare con tutte e 10 le dita delle mani. Destra, ovviamente, alternando la mano destra e la mano sinistra. Ora, inginocchiati come uno sposo, dovremo far girare la palla intorno a noi, cambiando sia la mano che la gamba che resta attaccata al terreno. Ora, da sdraiati a pancia in su, dovremo palleggiare vicino a noi, alternando sia la mano destra che la mano sinistra per almeno 30 secondi. Ora facciamo ancora una volta un palleggio a mitragliatrice, alternando ancora mano destra e mano sinistra per un 30 secondi. Ora, seduti su una sedia o una panca, andremo a palleggiare sotto le gambe per ancora un 30-40 secondi. Ora faremo passare la palla da destra a sinistra allenando le dita alla presa. Ragazzi, per oggi abbiamo finito. Ora tocca a voi ad allenarvi. Ci vediamo settimana prossima e un buon allenamento. Ciao!